Qualcosa è cambiato. Lo sento nell'aria. Lo sento nella testa. Hai scorreggiato? No. Sicuro? Sì. Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli. Tre furono dati agli elfi, i fornitori di ogni tipo e varietà di marijuana allora esistente. Sette ai re dei nani, grandi coltivatori d'erba delle alte montagne. E nove anelli furono dati alla razza degli uomini, che più di qualunque cosa desiderano il fuorismo. Perché in questi anelli erano sigillati i segreti per godersi il vero senso del fuorismo. Tutti loro furono ingannati, perché venne creato un altro anello. Nella terra di Merdor, un luogo veramente di Merdor, che più di Merdor non si può, tipo Busto Arsizio, tra le fiamme del Monte Fatto, Svarion, l'oscuro signore, forgiò in segreto un anello sovrano per controllare tutti gli altri. L'anello che racchiudeva il fuorismo stesso, da tutti goduto fino a quel giorno, e ora imprigionato, rendendo inutili i segreti degli altri anelli. Un anello per fregarli tutti. Un'ultima alleanza tra uomini ed elfi fu sancita, nel tentativo di distruggere la terra di Merdor e liberare così il fuorismo. La vittoria era vicina, ma il potere dell'anello non poteva essere sopraffatto. Porca puttana! Fu in quel momento, quando ogni speranza era svanita, che Buscopan, figlio di Actimon, afferrò la spada di suo padre. Svarion, il nemico dei liberi fumatori di tutta la terra, venne sconfitto. L'anello passò a Buscopan, che ebbe quell'unica possibilità di liberare il suo potere per sempre, ma non lo fece. Triste fu il suo destino, perché l'anello ha una volontà propria. Fu allora che le sue tracce vennero perdute.